Ben ritrovati con la rassegna stampa, questa è la seconda edizione di oggi, in studio con voi Rosario Moreno. Luis Suarez, la procura della Federazione Italiana Gioco Calcio, apre un'inchiesta sull'esame farsa chiesti gli atti a Perugia. Ora anche il procuratore della Federcalcio Giuseppe Chinè indaga sul test di italiano sostenuto dal calciatore uruguaiano per ottenere la cittadinanza. Nelle sue mani finirà anche l'intercettazione svelata appunto dal Fatto Quotidiano tra il direttore dell'università e Maria Turco, legale della Juventus. Frode fiscale, blitz a Reggio Emilia, 51 misure cautelari e 24 milioni sequestrati. Gli indagati dicono: cosa facciamo? Produciamo soldi. Sono accusati di aver messo in piedi un articolato sistema criminale specializzato nell'offrire in via professionale servizi di emissioni di fatture per operazioni inesistenti, per consentire alle imprese beneficiarie di abbattere i propri redditi imponibili e truffare così il fisco. L'organizzazione, con base a Reggio Emilia, composta da 49 soggetti, operava in tutta Italia ed è stata smantellata appunto dopo una operazione congiunta di polizia e guardia di finanza denominata Billions. Le mafie verranno certamente sconfitte. Il presidente Mattarella ricorda Giancarlo Siani, il giornalista ucciso dalla camorra 35 anni fa. Il presidente della Repubblica invia un messaggio per ricordare il giovane cronista del Mattino di Napoli, ucciso dalla camorra esattamente 35 anni fa. È stato testimone del miglior giornalismo, sarà sempre un esempio di coraggio e di professionalità per chi ha lavorato con lui e per chi intraprende con idealità e passione la strada del giornalismo. Ecobonus 100%, nasce il mercato dei crediti. Assicurazioni e banche li compreranno per ottimizzare il loro carico fiscale. A lanciare l'iniziativa è CRIF, la centrale rischi di intermediazione finanziaria, controllata da imprenditori privati e da un gruppo di banche con la società Working Voice e l'advisor PwC. Agevolerà, così dicono, la trasformazione in liquidità del credito a prezzi di mercato. Critico Matteo Delise, presidente dei giovani commercialisti, che paventa la competizione al ribasso nei servizi di consulenza. Migranti, la nave Alan Kurdi con 125 persone a bordo si dirige verso Marsiglia. Nessuna indicazione in più di quattro giorni fa. Sabato 19 settembre la ONG tedesca ha salvato 133 persone in mare. Martedì 22 ha dovuto farne sbarcare 8, la maggior parte minori, per cure mediche. Dopo il silenzio di Malta, Germania e Italia, la Curdia ha deciso di fare rotta verso il proprio porto di sbarco in Francia. Migranti, la proposta della Commissione europea che dice alleggerire peso sui paesi di primo approdo, ricollocamenti o rimpatri rapidi automatici. Il meccanismo di solidarietà previsto dal patto europeo sulle migrazioni funziona anche nei casi di salvataggio e ricerca, che è responsabilità degli stati membri costieri. La proposta dovrà poi passare al vaglio dei colegislatori e Conte dice è un passo importante. La Repubblica Ceca invece risponde: non accetteremo mai ricollocamenti, e Budapest dice hotspot esterni, sigillare i confini. Cari amici, con questo è tutto, termina qui questa seconda edizione della rassegna stampa di oggi. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.